Buonasera a tutti gli amici di Olimpo TV, siamo in compagnia di Coach Giacomuzzi, una di quelle due ultime spiagge per la San Bernardo d'Alba contro Piombino. Finisce male, anche perché di nuovo a cavallo dell'intervallo alcuni break troppo importanti, ma al di là poi di quella che è stata la storia della partita, ti chiedo semplicemente se ti aspettavi qualcosa in più oppure se immaginavi che Piombino fosse così più superiore rispetto alla tua squadra. No, obiettivamente. Sapevo che Piombino era una squadra costruita per vincere inizio anno, è partita male, poi nelle ultime 8 partite ha vinto Omegno, ha vinto Cesena, una squadra molto molto forte con delle individualità fortissime, tira molto bene da 3 punti. Quello di cui mi dispiace molto, ma mi dispiace per la mia squadra, è che avevamo preparato la partita per farli tirare poco da 3 punti e gli abbiamo invece concesso di tirare tanto da 3 punti con le percentuali che loro hanno. Poi oggi hanno tirato col 50% da 3 e quindi non siamo riusciti a portarla a casa. Quindi mi dispiace un po' la mancata lettura difensiva in tante situazioni dove avremmo dovuto stare molto più vicini ai nostri avversari, invece siamo andati troppo in aiuto e abbiamo concesso dei tiri da 3 troppo facili per questa squadra con il talento che ha, non lo puoi concedere. Detto questo, noi dobbiamo già pensare a mercoledì, perché comunque è una partita importante per noi. Se Oleggio vincerà domani contro Cecina e noi vinceremo con Cecina mercoledì, siamo salvi. Viceversa, se Oleggio domani perderà, la partita con Cecina ci servirà comunque per avere la migliore posizione nei playout e partire con la migliore posizione nei playout. Questa è la realtà dei fatti, dobbiamo già pensare a quello e non pensare più a questa partita. Allora assolutamente barra dritta e testa sempre avanti per questo finale di stagione in cui comunque è ancora aperto e Alba si può e deve giocarsi tutto. Grazie Coach Giacomuzzi. Grazie a voi.